Grill. Ciao ragazzi, benvenuti qui. Ciao ragazzi, benvenuti qui a noi su Bonzi Channel. Oggi siamo qui sul nuovo aggiornamento di Clash of Clans. Allora ragazzi, questo nuovo aggiornamento è davvero incredibile, perché si tratta di questa barca che adesso noi, se la tocchiamo, aprirà un villaggio molto strano. Ovviamente questo villaggio l'ho creato io. Ovviamente è tutto diverso, è veramente fatto apposta, quindi ovviamente ragazzi, grande ritorno di Clash of Clans, quindi almeno per questo episodio voglio 6 like. Comunque ragazzi, prima di iniziare a fare un attacco, vi voglio dire che nel canale di Andri20 domani o dopodomani, dipende quando caricherà il video Andri20, uscirà il video chiameremo a Satana, oppure chiameremo 16666, vabbè, vedremo. Quindi ragazzi, andate a iscrivervi subito al canale di Andri20, siete ancora in tempo, perché vedrete, se non, sarà un video epicissimo. Comunque ragazzi, visto, direte, cosa c'è di strano? Forse, allora, prima cosa c'è la sala del costruttore, seconda cosa c'è il laboratorio stellare, che guardate che figaggine. Se tipo tu alleni un barbaro qui, il barbaro diventa fortissimo e velocissimo. Adesso vi faccio un esempio, perché tengo gli accampamenti pieni. Però ragazzi, prima di fare questo attacco, voglio dire che allora questo, adesso vi chiederete perché ho 1 milione di oro e 1 milione di elixir. Allora ragazzi, tutto questo oro e elixir perché dalla tanta inattività su Clash of Clans mi ero trovato il carretto delle risorse a 1 milione di oro a 1 milione di elixir. Adesso vi lascio la foto se la trovo. Sì, vabbè. Comunque ragazzi, andiamo subito avanti. Vabbè, intanto là ho scritto please male, però va bene. E ho anche 114 gemme, perché me le sono messe da parte, ovviamente non per comprarmi un'altra caserma del costruttore, ma per fare altre cose. Quindi ragazzi, partiamo subito. Intendo, mi hanno donato dei giganti. Allora, adesso voglio far vedere i nostri carissimi barbari. Intanto qua è davvero diversa questa cosa, però va bene. Allora, noi non dobbiamo uscire il villaggio da attaccare, ce lo dirà stesso il gioco, il villaggio da attaccare, che dobbiamo attaccare per forza, almeno credo, da quello che so. Quindi, allora, adesso questi barbari sembrano normali, ma se li piazziamo caccia delle cose viole. Guardate quanto sono potenti, sono potentissimi ragazzi, davvero davvero potenti. Guardate come leva la sala del costruttore, che in questo caso non si chiama municipio, non so per quale motivo. Comunque, intanto guardate, sono fortissimi. Cioè, se mettete in confronto questi barbari contro i barbari normali, veramente, no, non lo so, siete dei pazzi a dire che questi barbari sono più scarsi dei barbari normali. Perché, cioè, ragazzi, distruggono tutto in pochissimo tempo. Cioè, è incredibile. Quindi, vabbè, intanto qui stanno facendo i barbari. Io direi di andare nel nostro primo villaggio e vi voglio avvisare che ci hanno messo in war. Intanto qua mi sono dimenticato di fare le zuppe. E ragazzi, adesso dite, cosa posso fare con questo oro e elixir? Ragazzi, io con questo oro e elixir, allora, io sto pensando di farmi il municipio livello 7, solamente che non sono ancora maxato. Quindi infatti, da come vedete, sto migliorando queste cose, perché le tengo a livello 3 e questa caserma la tengo a livello 7, quindi diciamo è un po' brutto tenere il villaggio così. Quindi ragazzi, ci vediamo quando si sono fatte le truppe. Ok ragazzi, eccoci qui, le truppe si stanno facendo. Adesso vi faccio vedere a che posto sono in war. Sono al 10° posto e ragazzi, veramente mi sono fatto questa incognizione, che ci ho messo un po' di tempo. Forse per alcuni potrà fare schifo, però per me è davvero una ricognizione buona. Eccola qui ragazzi. Va bene, sì, mi potranno fare un poco di percentuale, però se infatti ci ho pensato, metto dei cannoni qua non difesi dalle mura, ma difesi da caserme, tanto fa niente. Basta che mi fanno una corona massimo, ma posso anche supportare 2, però 3 proprio no.
Ovviamente penso che dovrò attaccare il mio corrispettivo e poi se non si deve attaccare il corrispettivo poi devo attaccarlo io perché è davvero scarso. Gamer 4 life. Andiamo a visitare il suo villaggio. Eccolo qui, vedete ragazzi, un poco scarsetto. Quindi ragazzi, intanto le truppe li stanno facendo. Quindi veramente abbiamo passato 6 minuti solamente a parlare di queste cose, però piccoli dettagli. Comunque ragazzi, vi invito a lasciare un ottimo like. Comunque un bel like, che cosa vuol dire ottimo? Vabbè, comunque siamo arrivati a 177 iscritti. Cioè, che è successo? Cioè, eravamo arrivati a 180. Che cosa è successo nella vostra mente? Vabbè, questi sogni non sono miei, affari miei. Comunque quindi iscrivetevi, dai. Ok, ragazzi, fatemi sapere se vi va bene questo microfono, perché questo è il nuovo microfono che ho accattato. Quindi, deposito d'oro livello 10, deposito d'oro livello 9, e infatti, vabbè, cambia un po' la differenza tra questi due, perché visto che questo è livello 9, qui arriva a 1.600.000. Invece arriva a 2 milioni perché sono tutte e due a livello 10. Comunque ragazzi, io appena si fanno queste cose direi di andare a fare tutte le mura a livello 5, perché così il nostro villaggio diventa un pochino più forte. Intanto andiamo a reclutare questo. Ovviamente ragazzi, è il mio nuovo clan. Si chiama questo bel clan? Si chiama GGE Dodi. Dodi, scrive così. Sì. Quindi ragazzi, se volete entrare, penso che cioè, ci state la gente può entrare, perché quanti ne siamo? Ne siamo 24 su 50, quindi ragazzi, entrate, vi mettiamo tutti quanti in war, ragazzi. Io in questo clan sono il numero 8, quindi lo so ragazzi che voi mi potete sfidare, lo so. Come hanno fatto tutti questi tizi, lo so che lo potete fare anche voi. Intanto volevo visitare il villaggio di Samuele, perché io in questo clan sono entrato da poco, quindi volevo visitare un attimo il villaggio. Vediamo un poco. Intanto le nuvolette qua, 30 anni. Brutto questo villaggio, è brutto, bruttissimo, davvero brutto. Brutto, Candone dice brutto, eh? Ok. Comunque ragazzi, intanto vabbè, sta voce odiosa. Andiamo, direi di andare a sistemare il nostro, diciamo, il nostro secondo villaggio. Ah, subito si sono fatti i barbari, allora andiamo a fare un attacco. Attacchiamo. Che cacchio. No! Mi hanno attaccato loro. Ah, qui quindi ti possono anche attaccare. Vabbè ragazzi, i villaggi, cioè, veramente fanno un po' schifo. Cioè, guardate qui i miei barbari. Cioè, sono villaggi veramente facili da attaccare. Cioè, è incredibile. Guarda, pa. È incredibile. Intanto io sto così ammusciato. Comunque, allora andiamo a vedere un po' quei barbari che stanno distruggendo tutti. Comunque, se avete notato quelle spade strane, cioè, what? Ah, poi non sono spade, sono picconi, non si sa, vabbè. Allora, vediamo un poco, vediamo un po', ci facciamo le truppe e ci salutiamo, ragazzi. Quindi, allora. Quindi ragazzi, il video può finire qui. Se vi piace lasciate like e iscrivetevi al canale. Aspetta. Ok. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Yeah!